crocifisso appeso all'arco trionfale del Duomo di Sant'Evasio a Casale Monferrato giunse dalla Cattedrale di Alessandria nell'anno 1403 e fu collocato in una posizione compatibile con quella attuale. Proprio la sua provenienza e i confronti stilistici collocano l'opera all'ottavo decennio del XII secolo e la attribuiscono a una maestranza lombarda. Vi è rappresentato il Christus Triumphans, il Cristo che trionfa sulla morte. La figura è ritta, in piedi, con le braccia spalancate, i gomiti leggermente ripiegati e gli occhi aperti. Il forte aggetto dal piano di fondo sembra prefigurare la risurrezione del Cristo. La figura inoltre è rivestita con un perizoma annodato in vita e il volto è realizzato in un'unica lamina d'argento che costituisce una sorta di maschera funebre. Sul capo è posta la corona, gemmata, filigranata e rifinita con un motivo a giorno. Sulla terminazione della croce è posto l'usuale cartiglio con l'iscrizione Hic est Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, realizzata con eleganti lettere dorate. La croce è decorata come la corona, con castoni riempiti da vetri colorati e da quarziti. 20 castoni sono andati perduti, forse insieme alla raffigurazione del committente che doveva trovarsi alla base della croce. Il crocifisso è stato realizzato come una vera e propria scultura, composta da un'anima di legno, scolpita, intagliata, il cui grado di finitura non ci è dato conoscere perché poi è stata rivestita da numerose lamine d'argento che sono state applicate con piccoli chiodi. Gli unici pezzi eseguiti in rame sono il perizoma, la corona e le lamine di finitura della croce. Non si tratta quindi di una vera e propria opera di oreficeria, ma di una scultura in legno e metallo. Questa soluzione tecnica è originale e unica rispetto agli esigui esempi di crocifissi monumentali medievali conservati nel nord Italia, che invece sono stati realizzati con tecniche orafe. Quello di Eriberto di Intimiano, arcivescovo di Milano, commissionato per la chiesa di San Dionigi e conservato presso il Museo del Duomo di Milano, realizzato nella prima metà dell'XI secolo, quello della Badessa Rengarda, commissionato per il monastero di Santa Maria Teodote e conservato presso la chiesa di San Michele a Pavia, commissionato sul finire del X secolo, e coevo adesso il crocifisso commissionato forse dal Vescovo Leone di Vercelli e oggi conservato presso la Cattedrale di Sant'Eusebio. Tutti questi manufatti liturgici sono il frutto di una committenza ricca e colta, quella di arcivescovi, vescovi e badesse, e sappiamo dalla letteratura artistica anche papi.